Ciao corsisti del mio potere. Allora siamo arrivati al nostro 50ª settimana. Il corso di un anno sta quasi concludendo e stasera parleremo, come voi ben sapete, di obiettivi a lungo termine. Andremo avanti fino a 2027. Sì, perché noi dobbiamo chiarirci dove stiamo andando. Se abbiamo obiettivi vaghi, noi non concludiamo niente, quindi dobbiamo avere gli obiettivi chiari per poter sapere in quale direzione dobbiamo puntare la nostra bussola. Allora, la focalizzazione è tutto, incrementa ciò su cui noi focalizziamo, su quello che noi vogliamo e ovviamente non quello che noi non vogliamo, ma dobbiamo avere le idee chiare sempre. Allora, poi dopo parleremo di il segreto del successo. Ne abbiamo iniziato a parlarne la settimana scorsa e continueremo a parlare delle più grandi chiavi del nostro personale successo per crearci la vita serena, facile, che vogliamo, la vita che veramente vogliamo, liberi da i bisogni emotivi e falsi obiettivi, ovvero cose che facciamo per impressionare gli altri oppure per accontentare gli altri, invece di quello che è veramente sentito per noi. Allora, nell'altro percorso, Amare Me, voi siete al vostro 6ª settimana, andando avanti sul vostro percorso di rilasciare la rabbia. Il più grande nemico del nostro sistema immunitario è la rabbia e emozioni negativi lungamente sostenute. Abbattiamo in modo terribile il nostro sistema immunitario e quindi noi sul nostro percorso di Amare Me noi stiamo rilasciando qualsiasi cosa che potrebbe essere nocivo per noi per poter volare in alto e realizzare tutto ciò che vogliamo e soprattutto creare una vita veramente soddisfacente intorno a noi invece di autosabotarci continuamente oppure precludere la nostra salute. Lo sapete che amare noi stessi e non amare noi stessi è il stesso meccanismo per tutti quanti, tipo se noi vogliamo parlare di problematiche nel perdere peso oppure problematiche nel abuso di sostanze oppure rapporti tossici, amicizie tossici, a precluderci veramente il lavoro che vorremmo oppure la nostra autorealizzazione. Stiamo sempre parlando di, alla base di tutto, una mancanza di amore per noi stessi, una mancanza di profondo amore per noi stessi che fa sì che noi siamo disposti a fare ciò che è necessario per portarci a stare bene fisicamente, mentalmente, emotivamente. È sempre questo, è sempre questo. Possiamo fare tutte le strategie che vogliamo, ma se noi siamo il nostro peggiore nemico, non attacca niente. Quindi, delfini, la festa più divertente, il color run. Allora, il 28 maggio noi faremo questo, il 21 faremo la Stramilano, faremo la Straverona, chiunque voglia venire. Domenica scorsa abbiamo fatto il Sarnico Run, e erano pochi chilometri, veramente pochi, li ho fatti senza nessun tipo di fatica, quindi erano veramente pochi chilometri, però c'eravamo con il nostro Run for Fibromialgia e è stato bellissimo dopo a poter anche dare un input alle guerriere che sono venuti e quel bel pranzo che abbiamo fatto tutti insieme. Grazie, è stato bellissimo. Allora,
Il 12, 13, 14 maggio noi faremo il nostro weekend di meditazione, rigenerazione, riprogrammazione del nostro subconscio qua nel mio studio al primo piano, non al quarto piano, al primo piano, che abbiamo un pochino più spazio, no? E siamo un bellissimo gruppo e vi voglio portare a un altro livello di concentrazione, di potenziamento, di prestazione del nostro cervello. Parleremo per tre giorni del nostro cervello, della nostra mente. Vi voglio parlare anche di un paio di altre cose, come l'intuizione, come incrementare l'intuizione, come calmare la nostra anima e la nostra mente per poter collegarci a ancora più potenziali della nostra mente. Sarà una cosa bellissima, io non vedo l'ora. Quindi vi saluto, qualsiasi del mio potere, ci vediamo stasera, qualsiasi guerriero che è in cammino, forza, qualsiasi delfino, mi raccomando, venite a correre con noi per sensibilizzare, vi perdete un po' di peso, migliorate il vostro sistema immunitario, socializziamo un po', facciamo qualche corsa per il benessere e fate sensibilizzazione per una buonissima causa, ovvero il Run for Fibromialgia. Quindi, alla prossima, ciao!